È un piccolo film, un film che ho girato da solo, completamente da solo, su quest'isola sperduta nel sud dell'Atlantico. Il paesaggio in quest'isola è talmente violento, è talmente forte, è la presenza degli elementi, una cosa che non si percepisce nel cortometraggio, che però c'è in realtà e si sente, la presenza di un vulcano attivo. Il mare può essere completamente impetuoso, li chiamano ruggenti 40, c'è il vento, sì. È stato un lavoro che poi ho sviluppato anche in post-produzione, nel senso che essendo completamente da solo in fase di ripresa, ho potuto, e non essendo un direttore della fotografia, ho fatto quello che potevo, dovendo gestire la presenza degli attori, la produzione, tutto completamente da solo. E poi in post-produzione ho tentato di dare più forza ai contrasti, nella correzione di colore e sul lavoro del suono, nel mixaggio, nel montaggio del suono, di dare una forza vera alla presenza degli elementi, al vento, al mare. Ho un amico medico, che si chiama Laurent Bonnardot, francese, che ha vissuto a più riprese sull'isola lavorando come medico, e lui mi ha parlato di quest'isola e i suoi racconti mi hanno affascinato incredibilmente e mi hanno spinto a... mi hanno dato un forte desiderio di andare a scoprire cos'era quest'isola, sia per pura curiosità umana e poi perché ho visto comunque un potenziale professionale. Ho pensato di scrivere una sceneggiatura per un lungometraggio che sto tuttora scrivendo con Laurent Bonnardot e con Ezio Abbate, una sceneggiatura che abbia luogo su quest'isola. Credo sia un tema che sto sviluppando negli ultimi film, che voglio sviluppare con Tristan, che ho sviluppato negli ultimi cortometraggi. Sono molto affascinato della tematica del viaggio, la tematica dello spaesamento e indirettamente poi la tematica delle radici. Mentre tentavo di conoscere meglio possibile l'isola, gli isolani e integrarmi in questa piccola comunità, ho cominciato ad avere il desiderio di girare un cortometraggio, perché io ho cominciato a chiedere chi fosse disposto a lavorare come attore e non trovavo nessuno, perché nessuna fiction è mai stata girata sull'isola, sono alcuni documentari che sono stati girati in passato, ma mai nessuna fiction. E le uniche persone che ho trovato disposte a recitare erano questi due ragazzi, che si chiamano in realtà Rian e Natalie, e a quel punto, e solo a quel punto, ho potuto cominciare con la scrittura del cortometraggio. Il cortometraggio prevedeva delle scene con dei dialoghi, ma dopo il primo giorno di riprese mi sono reso conto che Rian e Natalie sono molto gentili, ma non avevano la minima voglia di imparare i miei dialoghi, e solo a quel punto ho dovuto improvvisare e ho fatto una sorta di pedinamento. In fondo il film tratta di questo, avendo poche ore a disposizione, perché il film l'ho girato credo in 7-8 ore, ho pedinato i personaggi e ho scritto una voce fuori campo. Io in tutto il film tento sviluppare l'attaccamento del protagonista, di Nick, alle sue origini, alle proprie radici, a questa terra, che peraltro è una cosa che fa parte della storia dei tristanesi, nel senso che i tristanesi a più riprese nella loro storia sono trovati in circostanze tali che avrebbero spinto chiunque ad abbandonare l'isola per andare a vivere in un altro posto. E l'eruzione di un vulcano nel 61, andarono tutti in Inghilterra e tornarono dopo un referendum. In un'altra circostanza, inizio Novecento, non arrivarono navi per 4 anni nell'isola, erano veramente stremati da questa situazione, eppure decisero di rimanere. Nell'ottica di questo attaccamento mi piaceva far vedere, tramite queste immagini di repertorio che mi ha prestato uno dei sopravvissuti al vulcano, un uomo straordinario, tenevo a mostrare appunto questo attaccamento alle loro radici, questo attaccamento alla storia anche del villaggio. Ho sperato all'inizio di creare un dialogo anche sul cinema, volevo fare un piccolo cineforum lì. In realtà mi sono reso conto che non c'era questo interesse. È stato uno dei miei. Di alcuni degli errori che io che ho fatto, nonostante una mia presa di posizione forte, sul fatto di non voler imporre uno sguardo, di arrivare veramente quanto più privo di pregiudizio, di idee preconcette, di evitare ogni approccio da antropologo. Io volevo, da sociologo, volevo andare lì e conoscere queste persone. E in realtà ho pensato che potesse essere interessante per loro scoprire alcuni film di alcuni autori, ho immaginato quali potrebbero essere i film della storia del cinema, che in realtà non avevano questa grande voglia. Thank you.
non mi aspettavo minimamente questa selezione. E stavo lavorando al computer e ho ricevuto una telefonata da parte di Bruno Mugnoz, che fa parte del team del festival. Io so che ogni anno il festival riceve 3.500 e 4.000 film, per cui stavo lavorando, stavo scrivendo in maniera abbastanza distratta e continuando a scrivere gli ho risposto, e quando si è presentato ho detto: ma che gentili che sono, che chiamano tutti i 3.990 altri dicendogli che non sono stati presi. Io pensavo assolutamente che fosse. E poi niente, quando mi hanno detto che il mio film era in competizione ho chiesto se stava scherzando, e lui con molto humor mi ha detto che era la reazione più comune, la mia.